Ciao, oggi voglio farvi vedere come attaccare un piccolo bordo creato per esempio a legaccio a un altro progetto di maglia dove abbiamo chiuso le maglie. Hi, today I want to show you how to attach like a gorgeous stitch border to another knitting project where we have binded off our stitches. Per esempio come questo, as you can see, like this one. Ready? Pronti? Come potete vedere, qui sto attaccando questo bordino a punto legaccio al mio progetto di maglia. Qui l'ho iniziato in modo indipendente, qua ho iniziato a cucirlo mentre lavoro e si crea questo bellissimo punto di unione. As you can see here I have this garter stitch border that I've started to work over here independently, and then here I've started to attach it to our my bind off stitches by creating this nice lovely border. Pronti? Siete pronti? Allora, qui ho 6 maglie sul mio bordo. Here I have 6 stitches on my border and I just knit 5 of them e lavoro a dritto semplicemente 5 di queste maglie. The last one, l'ultima, non la lavoro. Vedete? As you can see, I don't knit the last one, but I just insert my needle, inserisco semplicemente il mio ferro dentro. La faccio scivolare, just let it slip on my right hand needle, sul mio ferro destro. Vado a prendere le due maglie, queste qua, l'asola, diciamo, della mia chiusura. I just go through my bind off edge like this. I pick up the thread, prendo il filo, lo faccio uscire, così. Prendo la maglia e a cavallo. And then I just pull my stitch over it. Like this, and I pull it here. Quando giro, cosa succede? Guardate bene, vedete? When I just turn my work, what do? I bring my thread like this, porto il filo verso di me, giro il mio lavoro, I turn my work, and I just knit my 6 stitches. A questo punto lavoro a dritto le mie 6 maglie. In questo modo io creo il mio bordino, like this I just create my border, e lo attacco in contemporanea, and I attach it at the same time, creando questo bordino molto bello, by creating this really nice border, as you can see. Buon lavoro! Happy knitting!